Allora, adesso vi mostro la pulizia della padella di ferro in una condizione un po' particolare, diversa rispetto alle solite. Prima io ho fritto, a metà tra soffritto e fritto perché era quasi abbondante ma non troppo, del peperone. La padella esce che sembrerebbe pulita, d'altro canto il peperone non si è bruciato, non si è attaccato e così via. Ma è veramente pulita, la posso veramente mettere via? Molti mi dicono, vabbè, ma se la devo ungere d'olio, è già unta d'olio, lasciala così. Prima facciamo qualche verifica. Tocchiamo con le dita. Se sentite appiccicaticcio, vuol dire che ci sono residui di sostanze zuccherine. Invece l'olio è bello scorrevole, eh? Quindi vuol dire che non ci sono residui. Potrei anche decidere di tenermela così. Se invece sentite dei frammenti proprio attaccati, allora è sale, ma questo lo sapete già, ho già fatto N video. Allora adesso cosa faccio? Passo con un pezzettino di carta, perché? Perché voglio togliere il residuo dell'olio che ho usato per la frittura, perché ci potrebbe essere comunque un po' di umore del prodotto, che poi in questo caso i peperoni, che poi tenderebbe ad ossidare la padella. Quindi io in pratica l'asciugo con un pezzo di carta. Notate il colore, eh? Che non è il solito grigio, appunto il peperone. Passo bene, mi serve un po' di energia. Adesso comincia a venire fuori il grigio della padella e quindi so che l'olio è rimosso. Andiamo a prendere un filino di olio di girasole, non uso quello di camelia perché quello di camelia lo uso principalmente quando devo tenerla per molto tempo. In questo caso basta quello di girasole, tanto in questi giorni la devo usare. Inutile usare il camelia. Prendiamo un pezzo di carta pulita. Di solito io riciclo i pezzi di carta che ho usato, ovviamente quando sono in condizioni idonee. E la rispalmo nuovamente, però a questo punto con olio pulito. Ci è voluto un attimo, ho perso più tempo perché volevo far vedere a voi le cose fatte bene, ma normalmente quando non sto riprendendo e non sto spiegando niente a nessuno ci impiego 2 minuti, a volte meno. Ok? Va bene, direi che a questo punto abbiamo finito. Come vedete, quando la padella di ferro la usate bene e non fate attaccare la roba, cioè non è che ci sia granché da pulire. Bisogna soltanto accertarsi che non ci siano residui zuccherini, materie eccessivamente grasse, solide o attaccature, e il più delle volte basta passare soltanto un filo d'olio e tanti saluti. Il sale, per esempio, stavolta non l'ho neppure usato. Va bene. E con oggi abbiamo finito con la cucina e con i video. Vi saluto, ciao!